Ciao e benvenuto su Mondo Cane! In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Golden Retriever, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Il Golden Retriever è sicuramente uno dei cani più apprezzati di tutto il mondo canino. Si tratta di una razza molto attiva e vivace, che ama stare in compagnia della famiglia ed è il perfetto compagno di giochi per i bambini più piccoli. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Golden Retriever Cosa Sapere, che ti invitiamo a recuperare. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Sono dei cani molto intelligenti e facili da addestrare. Sono infatti anche nella classifica delle 10 razze più intelligenti al mondo. Apprendono in un modo davvero veloce, soprattutto in tenera età, e risultano essere molto ubbidienti. Numero 2. Questa è una razza particolarmente socievole. Va d'accordo davvero con tutti, adulti, bambini, estranei, altri cani, ma anche altri animali. Sono davvero pronti a diventare dei perfetti compagni di giochi per chiunque lo voglia. D'altro canto, a causa di questo suo carattere, non si rivela essere un ottimo cane da guardia. Numero 3. I Golden Retriever sono dei cani che amano la propria famiglia e lo dimostreranno in tutti i modi possibili. Si troveranno sicuramente a seguirvi per tutta casa, quindi potreste sentirvi un po' stretti in un piccolo appartamento. Numero 4. Sono degli ottimi compagni di giochi per i bambini. Adorano la compagnia ed accanto a loro saranno ancora pazienti e protettivi, non facendogli mai mancare una buona dose di divertimento. Ricordiamoci sempre che comunque le interazioni tra cane e bambino vanno sempre supervisionate. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora, procediamo con i contro. Numero 1. Sono dei cani che sia per il loro carattere sia per la loro stazza hanno bisogno di una casa spaziosa. A questo proposito l'ideale sarebbe possedere un appartamento con un giardino in modo da farlo scorrazzare libero. Basta pensare che la sua coda, che scodinzola freneticamente, non avrà pietà degli oggetti che si troveranno vicino. Proprio per questo è sconsigliato avere dei tavolini bassi, perché rischia di far cadere tutto quanto. Numero 2. Sono dei cani che sporcano molto. Se siete molto legati all'ordine e alla pulizia, non è assolutamente il cane affatto per te. Inoltre, tende a causare un po' di guai, proprio a causa della sua forte vivacità e suo essere un po' birichino. Numero 3. Hanno bisogno di tanto tempo da dedicare all'attività fisica. Almeno un'ora e mezza al giorno di attività fisica. Non è quindi un cane adatto per persone sedentarie o molto occupate. È davvero importante per lui scaricare la sua energia, perché altrimenti potrebbe riversarla in comportamenti distruttivi in casa, tendendo a rosicchiare e mordere ogni cosa. Nel video di oggi hai scoperto alcuni dei pro e contro sul Golden Retriever. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Se questo genere di video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale razza vuoi che venga analizzata, scoprendone i pro e i contro nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!